sei più forte! Bene, bene! Ormai siamo agli sgoccioli di questa competizione di Super League 3000X che si tiene al convegno internazionale del videogame! Il punteggio è fermo e mancano solo pochi secondi! Chi sarà il vincitore? Lucius Occhio di Falco con Lindsay Strosen o Hugsby? Non ti lascerò vincere, von Litzenberg Stromzen! No! Giocatori e giocatrici, abbiamo un vincitore! Hack, sappiamo per quale motivo ti sei battuto così duramente. Per il mitico premio, accompagnare la tua squadra preferita della vera Super League alla loro prossima partita. Allora, Hack, quale squadra scegli, eh? Scegli la tecnica! Dai, avanti! Penso proprio che sceglierò... la Super Strikers! Finalmente ci siamo. Mi manca il respiro. 50.000 tifosi che gridano. È assordante, ma mi daranno la forza. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a Super Striker. Il coach non è mai in ritardo. Secondo voi, dov'è finito? Dopo che ci ha ripetuto ancora e ancora e ancora e ancora quanto sia importante questa partita. Andiamo, forza. Chiederò a El Matador del gol che ha segnato nella finale della Super League l'anno scorso, a Big Bo del suo programma di allenamento e del... Cerca di non perderla. C'è il tuo biglietto per la grande partita là dentro. Wow! Ragazzi, vi presento il nuovo membro della nostra squadra. Hack! Ciao! Piacere, Hack. Il vincitore del torneo! Benvenuto a bordo, amico! Eh? Oh, poverino! Sensei Oragiri! La nostra preparazione per i Super Strikers procede bene. Sono sicuro che non rimarrà deluso dal nostro livello. È una buona cosa essere sicuri di sé, Miko Chen, ma con i Super Strikers e il loro coach non si fa mai abbastanza. Raddoppia i tuoi sforzi! Subito, Sensei Oragiri! È una buona cosa avere fiducia in sé, ma è cosa migliore essere sicuri. Vuoi giocare a Super League 3000X, Shakes? Ti faccio provare? Ti va? Shakes? Vuoi? Io ci gioco nella Super League, Hack. Ma nella Super League vera, capisci? Quella con persone vere che corrono in un campo vero rincorrendo un pallone vero. Sì, allora nella vita vera mi sa che siete in un mare di guai, amico. La Nakama è diventata fortissima adesso. Del tipo, ciao Super Strikers, vi va di perdere oggi? Sei solo un piccolo maccioso. Sì, la Nakama è diventata davvero una squadra notevole. Utilizza spesso tattiche veramente originali. Dovrete tenere gli occhi e le orecchie ben aperti. L'ispirazione può arrivare da spunti inaspettati. Io ho giocato contro la Nakama tantissime volte e non sono mai riuscito a superare il livello finale. Hanno tecnica. Io facevo sinistra-sinistra, poi destra e rosso e X insieme. Hack, abbiamo una partita importante che ci aspetta. Quindi, lo per so, favore... infatti volevo dirvi... Oh, un attimo, salvo questa partita. Volevo solo dirvi che la Nakama... Sì! Io andrò direttamente al centro sportivo. Voi sistematevi in albergo e poi iniziamo l'allenamento. Una foto, una foto!
Girati un po' là, muchacho. Quel ragazzino è proprio ossessionato. Decisamente, fratello. Lo sai che cosa succederà a un certo punto? Che non saprà più distinguere la finzione dalla realtà. Super League 3000X è il videogioco più avanzato del suo genere. Certo. Tutte le mosse dei singoli giocatori sono state emulate con il motion capture. Noi dobbiamo andare. E le strategie sono state ricavate dalle partite che hanno giocato. Sapete, qui c'è tutto, è un gioco incredibile. Dovreste provarlo anche voi. Non importa. Questo però non era nei patti. Non è un comportamento da coach. Hai ragione. Non possiamo fare sempre le stesse cose. Non sappiamo la sua tattica contro la Nakama. Non aveva detto che sarebbe venuto direttamente qui? E non ha neanche mandato un messaggio. L'ha mandato lui. Ciao ragazzi, ho deciso di andare a pescare qui nei dintorni. Non so bene dove. Forse tornerò per la partita o forse no. Fate i bravi. Il coach non manderebbe mai un messaggio come questo. Penso che sia il caso di chiamare la polizia, ragazzi. Vorrei tanto fare un gioco con te, coach. Ma stavolta non si tratta di calcio, è un altro tipo di gioco. Con chi sto parlando? No. Non sei tu che fai le domande, coach. Sono io che sono al comando. Ho capito. E di che cosa saresti al comando? Di tante cose. La strategia dell'allenatore dei Super Strikers è un tema molto dibattuto nel mondo dello sport. La sua esperienza nella pianificazione tattica sarà l'arma più importante a disposizione dei Super Strikers contro la Nakama. Il che sarebbe davvero fantastico se non fosse scomparso l'uomo in questione. Giocheremo alla cieca, che paura! In segno di rispetto, forse dovremmo dare forfè. La polizia si occuperà di risolvere il caso. Noi giocheremo la partita per il coach e la vinceremo. Hack batte Nakama. Hack batte Nakama! Sì, e allora? Dov'è Hack? Guarda, Shakes, Hack se n'è andato. Cosa c'è scritto? Questo biglietto dice: me ne vado e non tornerò più da voi. Ma ha lasciato qui la sua console. Forse se n'è andato via di fretta. In realtà non l'abbiamo fatto sentire il benvenuto, Shakes. Ma perché tutto a un tratto ti importa di Hack? Infatti. Perché lui sa come possiamo vincere contro la Nakama. Mi piacerebbe fare un gioco, coach. Che gioco vorresti fare con me? Giochiamo a vedo-vedo, sarebbe divertente. Vedo-vedo, intorno a me una cosa che comincia per... Oh. Oh? Esatto, per oh. Oragiri. Oh no, aspetta, io non sono Oragiri. Lui è il più grande allenatore del mondo. Ascolta, Oragiri, è meglio se mi lasci andare subito. No! Io lo farei se fossi Oragiri. Mi stai davvero deludendo, vecchio mio. Ok, adesso ti spiego la mia idea. Io me ne vado, mentre tu rimarrai qui per sempre. Ehi, torna indietro, Oragiri! Devi farmi uscire! Fratello, guarda che mi stai facendo sembrare goffo. Ho una reputazione da difendere. Fa attenzione! Perché mi fai soffrire così? La mia faccia mi serve! Stammi a sentire, Shakes. Che cosa hai intenzione di fare? No! Ho solo bisogno di un po' di tempo per capire. In che modo pensi che questo possa aiutarci contro la Nakama? Se riesco a superare questo livello, credo di poter capire che cosa ha in serbo per noi la Nakama. Oh!
sinistra, sinistra, rosso, triangolo, zero, verde, destra, verde, X! Per i Super Strikers! Vuoi dirlo forte, Mac? Sì! Queste tattiche, queste azioni sono così... così reali! La Nakama si trova in difficoltà! Vuoi dirlo forte, Mac? Goal per i Super Strikers! Vuoi dirlo forte, Mac? Posso battere la Nakama! Posso battere la Nakama! Sì, sì! Livello 1 superato! I Super Strikers passano a livello 2 di 250. Ci sono 250 livelli! Dobbiamo trovare Hack. Ma come? Eh? Amico, ma sei stato sveglio tutta la notte a giocare? Sono veramente scioccato dal tuo comportamento irresponsabile. Forse ho la soluzione. Hack ha giocato tutti i 250 livelli contro la Nakama. Conosce tutte le loro tattiche. Se lo troviamo, potremmo anche vincere. Purtroppo non abbiamo il tempo. Credo che il coach sia nei guai fino al collo. Stamattina ho ricevuto questo. Abbiamo una conferenza stampa stamattina e faremo un appello per il coach. Wow, che bella città. Forse ci sono altre città così belle. Forse c'è un intero mondo da esplorare. Oltre ai videogame. La mia console! Giorno di partita. Ma sarà molto triste senza l'allenatore dei Super Strikers. Oggi sarà ora Giri a non avere il suo rivale in campo. Andiamo, andiamo. Hack deve aver ricevuto il mio messaggio. State attenti a ogni mossa. Dobbiamo cercare di anticipare il loro gioco, chiaro? Sei il tutto esaurito oggi. Il Nakama Stadium può contenere 70.000 persone. Tuttavia, gli spettatori presenti oggi sono solo 69.999. Chi sarà il pazzo che non è venuto a una partita così importante? Ah, come ho fatto a dimenticare la mia console? Mi auguro che non l'abbiano toccata. E invece l'hanno toccata! E non hanno neanche salvato il mio punteggio! Super Skivers! Per favore, contattate le autorità se avete informazioni utili. Grazie, è tutto. Volevo solo dire al mio amico Hack che mi dispiace davvero per quello che è successo con... lo sai, l'intera faccenda e... per favore, torna presto! Ho pensato al tuo gioco e penso che tu possa... Avete sentito? È un brutto momento per i Super Strikers. Loro... poco prima del loro fatidico... hanno bisogno di me. ...contro la rinnovata Nakama. Che speranze hanno i rossi di vincere senza il loro amato coach? È il momento di giocare. Sul serio. La Nakama sta facendo una bella partita. Vediamo se i Super Strikers riescono a fare di meglio. Senza allenatore... loro non hanno neanche la più pallida idea di che cosa li aspetta. Goal! Wow. Senza il nostro coach è come brancolare nel buio, capitano. È come se stessero rubando le caramelle a un bambino. Goal! 2-0! 2-0! Sono ancora in piena forma dopo tutti questi anni. Ragazzi, ci serve il nostro coach. Hack, sei tornato.
Ciao, ragazzi. Ciao, piccolo maniaco dei videogiochi. Oh. Tu puoi essere il nostro coach. Forse tu conosci la strategia della Nakama. Hai visto, Huck? Ora hai un nuovo amico svitato quanto te. Pensa che è stato in piedi tutta la notte a giocare. Così. Shakes, guarda che Huck è soltanto un ragazzino. Sì, appunto. Lo sappiamo che è un campione, ma solo del videogioco. Io ho giocato a Super League 3000X. Credetemi, Huck sa tutto quello che c'è da sapere sulle tattiche della Nakama. Proprio come il coach. Ricordate le parole del coach. L'ispirazione può arrivare da spunti inaspettati. Mi auguro che tu abbia ragione, Shakes. Allora, quello che dovreste sapere è che la Nakama riserva le sue più incredibili e complesse strategie per quando il gioco si fa duro. Più voi giocate duro, più loro rispondono al gioco. Oh, ragazzo, e tu come fai a saperlo? Beh, è come nei livelli alti di Super League 3000X. E ora ricordate, voi pareggiate nel secondo tempo e loro risponderanno, ragazzi. E infine utilizzeranno la Bushido Standard. Al tre. Uno, due, tre, Super Strikers! Bene, condizioni del campo 1. Eddie Nakamura, andatura 124, 17% della velocità del vento. Kenzo Honda, 122. Percentuale di successo a favore. Aha, Gojiao! Centrocampista mancino. Grande! Che gol! Grande reazione nel secondo tempo! Non male, ragazzo. Una vera manna dal cielo. Come la mamma arriva dal cielo? Bellissima azione dei rossi! Da dove arriva quella miniatura del coach? I Super Strikers vogliono la guerra e io li accontenterò! Bushido! Standard! Non pensate di potervi rilassare adesso. La Nakama inizierà a fare un gioco molto più duro e useranno una tattica per cui avreste dovuto allenarvi appena arrivati in Giappone. Quindi, cosa dobbiamo fare ora? Beh, praticamente sarebbe sinistra-sinistra, poi destra-verde X0. Ok. Ma tu sapresti spiegarcelo nella nostra lingua? Sinistra-sinistra-destra-verde e contemporaneamente X0. Sinistra, sinistra, destra, verde, X0. Dustin Tiger cerca di rubare la palla, che invece va verso la rete degli Strikers. La Nakama sta dimostrando un'ottima presenza in campo. Potrebbe essere questo il momento decisivo per la Nakama? Di sicuro hanno lasciato di stucco i Super Strikers in questa azione. Sinistra, sinistra, destra, verde, X0. Shakes addomestica il pallone con una contromossa sorpresa. La Nakama deve ripiegare in fretta. Nonostante le probabilità non fossero dalla loro, i Super Strikers ci stanno regalando una bella prestazione nel secondo tempo. Super Strikers sono in vantaggio! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Oh, ma com'è potuto succedere? Sei stato davvero grandioso, amico! Hai fatto un ottimo lavoro, piccoletto! Grazie, piccolo Huck. Hai la stoffa per diventare un grande coach! Il coach? Ma dove può essere? Coach, ma si può sapere dov'era andato a finire? La Bushido Standard. Come facevate a conoscere questa tecnica? Ci aveva detto che l'ispirazione può arrivare da spunti inaspettati. Ehi là! Coach, tu sei
sei sopravvissuto a un terribile e assurdo tentativo di rapimento. Potrei riavere il mio cellulare? Cellulare? Ma perché dovrei averlo io, Coach? Finalmente ci siamo. Hai anche tu l'inno dei Super Strikers come suoneria. L'inno dei Super Strikers è in cima a tutte le classifiche in Giappone. Se vuoi, ti faccio sentire la segreteria. Sono il coach, sapete cosa fare? Anche la tua voce, coach, è molto popolare tra le segreterie telefoniche orientali.